Esce a testa altissima dal Pala GSM la Web Gesteco Cividale, che tiene testa la Tezenis Verona per gran parte della gara, ma cede nel finale per 82-72. A sbloccare il punteggio ci pensa il floater di Miani. La risposta dei padroni di casa è affidata ad Esposito, che segna, subisce fallo e trasforma il conseguente libero. Penna bombarda da fuori, con Ferrari a rispondere subito dall'altra parte. Si scrive referto anche Pullen con il palleggio arresto e tiro. Verona allunga, ma i ducali restano in scia grazie a Redivo, che prima chiude l'azione ispirata da Marangon e poi è glaciale dalla lunetta. Cannon da sotto non perdona. Marx, in uscita dai blocchi, fissa il pareggio. Il 5 di casa continua ad essere un fattore determinante nel pitturato. Serve una scossa, così Berti lotta a rimbalzo e apre per Mastellari che realizza la tripla. La partita è in equilibrio. Palumbo, con un gran movimento, firma il 23-19, ma Stellari risponde in penetrazione. Il botta e risposta prosegue anche nel secondo quarto. Dell'Agnello usa magistralmente il piede perno. Fagian realizza dalla media. No look geniale del 77 ducale per Berti che segna, subisce fallo e chiude il gioco da 3 punti. Palumbo reagisce dalla distanza. Redivo lo ripaga con la stessa moneta. La sfida da fuori prosegue con Pullen. Verona prova a scappare, ma il gaucho di Baia Blanca illumina il palazzetto con giocate sopraffini. Ferrari trova il più 4, ma i padroni di casa non mollano e tornano avanti grazie alla schiacciata di Cannon. Al rientro dalla pausa lunga, la premiata ditta Redivo dell'Agnello punisce la difesa. Marangon prosegue la sinfonia ducale, ma i veneti non cedono. Udom chiude un alley-oop spettacolare. Penna va per il 46-43. Esposito prova a dare un ulteriore strappo alla gara. Dell'Agnello non ci sta e trova un'ottima soluzione. Le Eagles non mollano di 1 cm. Rota ruba palla a Pullen, subisce fallo e trasforma i liberi. I padroni di casa trovano il 60-53 grazie alla bomba di Fagian. Nell'ultimo quarto Palumbo allunga ancora, ma la Gesteco continua a lottare con le unghie e con i denti. Il 12 di casa non smette di martellare. La partita si alza di ritmo. Bartoli colpisce dall'angolo, Redivo replica da casa sua. L'argentino serve splendidamente Marx, che non sbaglia da 3. La parola fine sul match la mettono Udom ed uno scatenato Pullen, che dimostra di essere un lusso per la categoria. Fondamentale ora per le Eagles ricaricare le pile, in vista del derby di mercoledì contro Udine, che promette spettacolo in campo e sugli spalti.